essere personaggi dei videogiochi sfigati quasi quanto me, sono Nolan e sono un imbecille perché ho appena fatto una grossa figura di merda su Twitch. Questo video che state per vedere è uscito come live perché volevo registrare il video e in realtà ho fatto una live di 10-11 minuti, quello che ci è voluto per registrarlo è andata di lusso perché non ho fatto niente di compromettente in live. Una menzione d'onore va a tutti coloro che disperati hanno cercato di avvertirmi che ero in live, ma io non me ne sono accorto perché non c'era prova, il cellulare è lì per farmi luce e non stavo cagando Facebook, quindi grazie a loro e chiedo scusa a tutti coloro che hanno visto una live che non doveva essere una live, era palesemente un video registrato, ma capita. Questo è il secondo, diciamo, achievement segreto di Twitch. Il primo è la prima volta che ti incazzi in live e il secondo è la prima volta che fai una grossa figura di merda in live, quindi adesso me li sono tolti e non avremo più di questi problemi. Volevo parlare di Prince of Persia, come vedete qui sotto, magari così facciamo contento Lego, magari così facciamo contento sperando anche qualcun altro di voi. Lo conoscete, Prince of Persia, voglio sperare bene di sì. Bene, in questi giorni uno dei miei siti di Abandonware preferiti, Classic Reload, ha pubblicato la collezione di Prince of Persia, abbastanza comprensiva, di varie versioni uscite negli anni. La trovate qua e adesso ve la mostro. Questa è una intro registrata a posteriori. Il resto che vedrete del video in realtà è preso da quel video live, roba, cose del genere, che editerò cercando di mantenere un pizzico di dignità, come se ce ne fosse la benché minima speranza. A voi. Si parte da quelle più anziane, da quelle più vecchie, per l'Apple II, Amstrad e Amiga e DOS, con la classica grafica che tutti noi conosciamo, insomma, spero. Si tratta ovviamente del Prince of Persia quando non era ancora fighetto, quando non era ancora preso dalla, ahimè, Ubisoft, e quando il principe era più simpatico di quando l'hanno reso, insomma, una specie di supereroe, e poi l'hanno reso emo, e poi l'hanno reso ancora più sfigato, vabbè, insomma. E ho potuto notare come ci fossero molte più versioni di quelle che io conoscevo. Io ovviamente da piccolo ho giocato fino allo sfinimento alla versione per Amiga e DOS, che era quella con la grafica più semplice, e le animazioni in rotoscopio, le prime che abbiamo mai visto, che avevano questa idea di fluidità come pochi, come pochissimi altri giochi che ho conosciuto all'epoca. Quella che volevo farvi vedere oggi inizialmente era la versione per il Sega Genesis uscita nel 1993. Giova notare che nel 93 è uscito il seguito per DOS, Prince of Persia 2 Shadow and the Flame, che anche voglio farvi vedere, però forse anche per onorare il nuovo stile grafico offerto dal seguito, hanno deciso di far uscire per il Genesis, ovvero per il Sega Mega Drive, così come l'abbiamo chiamato noi in Europa, una versione che avesse più colori, una grafica un po' più curata, che mantenesse però lo stesso feeling del gioco, solamente arricchendolo e dandogli una veste un po' più moderna, una remaster se volete, solamente che all'epoca non c'era ancora il vizio di chiamarla in questo modo. Quindi partiamo da quella, partiamo dalla versione per Sega Genesis del 1993 per farvi vedere una versione un po' più infighettata di un grande classico di quei tempi. Ed eccoci qua, versione per Sega Genesis del 1993 e ci tengo a farvi vedere. Ah già, non l'ho detto, scusate. Prince of Persia è sviluppato da John Mechner e per la Brotherbund Software. L'avrei dovuto dire inizialmente, ma va bene. Ci gustiamo adesso un'introduzione molto carina, completamente rifatta per la versione del Genesis, completamente rimasterizzata a sua volta, però con una pixel art veramente deliziosa, che ci tengo a mostrarvi. Un'introduzione che tra l'altro non ha parole, non ci servono. Non ci servono, è abbastanza semplice la storia, però qualora non la sapeste, tra l'altro è curioso notare come la versione per DOS avesse solamente parole di fatto, non lo so, spero che non sia l'emulatore che stia andando per gli affari suoi, non lo so, però comunque sia la storia è semplice. Nel reame di Poggibonsi, come si chiama? Il sultano se n'è andato a combattere e la terra è stata messa in gestione dal malvagio Jafar, perché si chiamano tutti Jafar i cattivi da quelle parti là. Il malvagio Jafar vuole farsi la figlia del sultano, ma come vedete la figlia del sultano si indigna in tutti i suoi 3 pixel, quindi il Jafar dice: ah sì, e io ti faccio una clessidra così e te la metto lì davanti, e lei si rattrista. Vabbè, la storia in realtà ovviamente riguarda il nostro principe e riguarda il fatto che, siccome Jafar se la vuole fare e noi siamo il principe buono e siamo innamorati della principessa che a sua volta ama noi, il cattivone ovviamente prende e ci sbatte nelle segrete del castello Marcondino di Rondello, così.
rotola come un sacco di merda, rotola giù, però in maniera veramente armonica. E va che bello! Vedete, è lo stesso layout, è lo stesso tipo di livello, eccetera, però è molto arricchito nel dettaglio, nei colori, nelle animazioni che sono presenti, anche le fiamme che si muovono e cose del genere. E ovviamente il nostro principe ha il turbante e la maglietta rossa e i pantaloni bianchi, invece di avere solamente il pigiamone come l'aveva nella versione originale. Ora fatemi un attimo di prendere confidenza con i tasti e vi faccio vedere. Ovviamente c'è il tasto per saltare e quello per camminare piano. Tutto quello che ci serve è lì. Ok. E il layout dei livelli, ve l'ho già detto, è esattamente lo stesso. La differenza è che questo potete giocarlo col joystick. In realtà non so se si poteva giocare col joystick, anche quello per DOS. Probabilmente sì, in qualche modo. I limiti sono gli stessi. Un'ora. Ciao cattivone con la spada, ti cago dove sei perché io non ce l'ho ancora, ma devo andarla a prendere. La musica stessa è completamente rifatta. E tutta la grafica che abbiamo qua presente è interamente arricchita, così come potete vedere, ma le animazioni sono rimaste le stesse e anche abbastanza mantengono la stessa fluidità, sicuramente. Vai. Sto giocando in questo momento su il Fusion, l'emulatore, perché la versione presente su Classic Reload, purtroppo sul mio computer non diciamo, gira bene, ma l'audio scatta probabilmente per limiti tecnici. Ma meno male ce l'ho fatta saltare. Per limiti tecnici, probabilmente del mio portatile, niente di grave. Probabilmente sul vostro andrà, che è una meraviglia. Sono rimasto stupito, però, dalla veste grafica presentata da questo qua, perché sicuramente la arricchisce molto. È fatto con gusto, è fatto carino. Se avete apprezzato l'originale, sicuramente potete apprezzare una versione un po' arricchita nei colori e nelle animazioni. Wii! Ops. No, piano, 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 piano. Se vi ricordate, questo è esattamente il primo posto dove dobbiamo andare per procurarci la meravigliosa sciabola che sta qua giù. Bravissimo, prendila. Molto alla Zelda, molto alla Link, no? Ta-ra-ta-ta! Ha trovato la spada. Bravissimo, bravissimo. Non scendiamo di là, ma risaliamo e andiamo a fare a botte con Ciccio Pasticcio lì, che ci minacciava prima. Vediamo se fa un po' meno il ganzo adesso. Se ci arriviamo, è sempre che non crepo come uno stronzo. Andiamo piano. Ok. E no, va bene, ho capito, si risale, va, non c'è problema. Un passo e poi oppa la la, ok, perfetto, bravone, bravo, è proprio un bravo principe sei. E hop, ok. Notare come cerchi di essere arabeggiante la musica, nonostante i limiti ovviamente imposti dal chip audio del Sega Genesis, però ci provavano ed è assolutamente encomiabile come cosa. Non facciamo cagate adesso! Piano, 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 principe, non c'è fretta, cioè, oddio, c'è abbastanza fretta, ti stanno trombando la ragazza e sei nelle segrete del castello. Però. Però, insomma, sei troppo fretta, crepi, quindi. Ok. Passettino. E hop. Dai. Ok, dobbiamo andare da quello là e gli facciamo un culo così. Vediamo un po' se ci riusciamo. Si cammina però. Ok. Ok. E là. E là. Quanta vita hai? Quanta vita avevi? Perfetto, e vedete anche quanto è arricchita questa parte. L'unica cosa che non mi sono preso era la pozione di vita che sarebbe stata dall'altra parte in fondo giù, ma non serve. Non serve particolarmente, insomma. Va bene, piano piano, piano piano, che se no si sveglia qualcuno, quanto hai visto mai? E
questo era il primo livello. Lei rimane lì impalata, non mangia, non piscia, non caga, è bloccata da una gigantesca clessidra, ma ci aspetta, perché ci ama. E vabbè, dai, direi che può bastare per quanto riguarda questa parte e questa prima versione. Voglio assolutamente farvi vedere anche Prince of Persia 2, Prince of Persia 2, The Fire and the Flame and the Shadow and the Dick, cose del... non mi ricordo come si chiama, però c'è un titolo altisonante figo. Però siamo già oltre i 10 minuti, quindi questo video qua lo fermo qua e poi ci vediamo, penso, il giorno dopo di quando lo pubblicherò, robe del genere, per farvi vedere Prince of Persia 2, che c'ha una gran bella pixel art, una gran bella introduzione, e ci tengo che abbia il tempo adeguato a sua disposizione. Ragazzi, grazie per aver seguito questo video, grazie per avermi tenuto compagnia, e come sempre ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao.